novembre a Roma si tiene la seconda edizione del Festival della Cucina Azerbaigiana. Beh, diciamo oggi siamo nella seconda edizione del Festival di Cucina dell'Azerbaigian. Sono venuti cuochi molto noti del nostro paese, hanno preparato veramente piatti buonissimi. È una bellissima presentazione della nostra cucina tipica e diciamo spero che l'abbia piaciuto ai nostri amici italiani. Alla prossima! L'Azerbaigian è l'unico paese al mondo che coltiva tutte le varietà di melograno. Bene, oggi vi racconto sulla cucina azerbaigiana, che è una cucina, parlando di ingredienti, infatti non sono troppo diversi dagli ingredienti che vanno utilizzati in Italia, ma la maniera di farlo è un po' diversa. Ma alla fine lo che esce è che sono piatti saporiti, nutritenti e sani. Bene, i piatti che noi abbiamo tipici sono piatti di plum, che del riso, qui tipo basmati, che è un po' diverso, e un frito più aromatico. Questo è un piatto, si chiama Tre Sorelle, un piatto estivo, che è sono tre verdure piene di carne. Questa sarebbe una ricetta, una dolce tipica azerbaigiana che si chiama Shekar Buran, anche di noci, di zucchero, un altro dolce di baklava. E ancora in me la ricetta è la stessa cosa, ma è più nutritente e anche più saporita. La tradizione del tè in Azerbaigian si perde nei secoli. Servire e bere il tè è una componente fondamentale della cultura azerbaigiana e accompagna sempre la visita, anche molto breve, di un ospite. La prima cosa che noi, quando abbiamo ospite, la prima cosa che serviamo è il tè. E ancora dopo il cibo, l'ultima cosa che serviamo è il tè, il dolce come digestivo. Piatto preferito? Dolce o salato? Prima di tutto. Io amo tutto, dolci e salati. Dei salati io direi che il mio preferito è dolma, è di carne, ma è dolce e di baklava. E l'anno prossimo sarà un anno molto importante dei nostri rapporti, al di là di una serie di diciamo visite istituzionali, sarà anche l'anno di cultura dell'Azerbaigian in Italia, inizierà dal febbraio e finirà in dicembre. È un anno pieno di eventi culturali dell'Azerbaigian e diciamo un obiettivo unico, avvicinare le nostre due società.